Si è svolto presso la villa comunale di Frosinone l'incontro conclusivo dell'Erasmus Plus, di cui il liceo scientifico di Frosinone è scuola capofila, con la cerimonia di accoglienza delle delegazioni delle scuole partner provenienti dal liceo ginnasio di Luzza, Lettonia, dall'istituto comprensivo di Utna, Estonia, e dall'istituto superiore Villa Abba Hervas di Tenerife, in Spagna. Noi dal 2017 abbiamo iniziato questo progetto, di cui siamo il capofila, scuola capofila. È un progetto strategico alla riscoperta delle tradizioni nell'ambito dell'artigianato, ma rivolto anche alle nuove tecnologie. Quindi è un progetto che fortifica l'aspetto culturale di integrazione europea, ma è rivolta al lavoro nell'ambito delle tradizioni. E questo progetto è iniziato, abbiamo detto, nel 2017, oggi siamo praticamente a conclusione. Partecipano, oltre all'Italia, di cui è il liceo Severi scuola capofila, abbiamo la Lettonia, l'Estonia e la Spagna. Il progetto è nato da una idea di un insegnante che voleva appunto riscoprire e rivalutare le vecchie tradizioni, in particolare la lavorazione della ceramica. E infatti il liceo scientifico, nonostante sia una scuola ovviamente accademica che persegue delle finalità e degli obiettivi di alto livello, di alto profilo, i ragazzi poi dopo il liceo, dopo la maturità, dopo l'esame di Stato vanno all'università, la maggior parte, il 99,9% direi, però ecco, ci piaceva riscoprire questo aspetto delle attività pratiche anche rispetto al loro significato nel territorio. Abbiamo visto delle realtà diverse, abbiamo visto delle scuole bellissime, abbiamo visto dei luoghi completamente culturalmente diversi da noi, però c'è stato uno scambio proficuo e veramente importante. I progetti europei servono a questo, a rinforzare questo spirito, ovviamente a lavorare su un tema comune, il tema del progetto, ma la finalità complessiva è di rinforzare e di creare soprattutto nei giovani questo spirito europeo che magari può a volte essere un po' distante. Un percorso, quello svolto dai ragazzi, che dà la possibilità di scambiare idee, confrontarsi, acquisire conoscenze e coscienza di realtà socioculturali diverse tra loro. Ho deciso di partecipare a questo progetto, in realtà non c'è una vera ragione, ho deciso un po' così ed è stata davvero una delle scelte più giuste della mia vita. Infatti è stata un'esperienza bellissima, io sono andata in Lettonia l'anno scorso e credo che uno di questi progetti in una realtà, in una società come quella di oggi sia importantissimo, perché in una società dove la diversità non è apprezzata, scoprire nuove culture, nuove tradizioni è sempre utile. E alla fine siamo andati lì in Lettonia tutti quanti con aspettative differenti e pensavamo di trovare una realtà completamente diversa dalla nostra. In realtà abbiamo capito che fondamentalmente siamo tutti uguali e ringrazio tutti i professori per avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto e grazie di tutto.